Buongiorno amici, oggi vediamo come modificare questo gratì per inserire all'interno una batteria ricaricabile al litio, tipo questa, una 18650. Per ricaricare questa batteria 18650 utilizzerò un modulo TP4056 da inserire all'interno della base di ricarica e ovviamente un alimentatore micro USB da 5 volt. Se vi piacciono i miei video, non esitate ad iscrivervi al canale e mettere like, grazie. Per effettuare questa modifica al nostro gratì Ariete, dobbiamo andare a innanzitutto modificare la base di ricarica inserendo appunto il circuito di ricarica TP4056 collegato ai poli di ricarica. Andiamo a smontare il caricatore originario, perché questo ovviamente andrà sostituito con il nostro TP4056. Rimuoviamo le due rette. Ecco qua. E questo è il contenuto all'interno. Abbiamo praticamente il positivo che entra, passa attraverso una resistenza di bassissimo valore e va a caricare la batteria. In parallelo a questa resistenza è presente anche un'altra resistenza collegata a un LED che fa accendere il LED quando è in atto il processo di ricarica. Dissaldiamo questi due connettori, perché questi due cavi, perché adesso sostituiremo l'alimentatore originario con un alimentatore micro USB. Quindi il vecchio alimentatore non ci servirà più. A questo punto, questo è il positivo, questo è il negativo, non ci resta che andare a collegare il nostro circuito di ricarica a questi due terminali. E in questo modo la parte caricatore è fatta. Andiamo ad effettuare la saldatura sui nostri due terminali, positivo e negativo. Prendiamo il filo del negativo e lo andiamo a stagnare. E la stessa cosa per il positivo. E riposizioniamo correttamente. Questi due fili li facciamo passare all'interno di questi fori. Il montaggio sarà molto più semplice. Ricollochiamo la basetta nella sua posizione. Il positivo e saldiamo anche l'uscita batteria meno. A questo punto vado a bloccare il modulo nella posizione che voglio ottenere per la ricarica, quindi qui dovrò fare dei buchi per far entrare il connettore micro USB. Ho deciso di metterlo in questa posizione perché i due LED si trovano dalla parte esterna, quindi qui posso metterci una guida d'onda per visualizzare lo stato della carica. Il risultato è questo. Il foro della presa micro. A questo punto posso fissare il caricatore con della colla a caldo. Prima però farò dei buchi anche qui lateralmente per visualizzare lo stato della carica. A questo punto utilizzo dello scotch per sigillare la parte in cui voglio visualizzare i due LED. Diamo una pulita con un cutter sul buco da tappare. Uso la colla a caldo e in questo modo il buco sarà sigillato. Possiamo rimuovere
il nastro isolante, andiamo a posizionare il caricatore nella sua posizione corretta e anche qui andiamo a fissarlo con della colla a caldo. Facendola penetrare per bene, dopodiché mettiamo anche della colla a caldo nella parte dei LED per far sì che questi siano collegati con la finestra esterna tramite questa sorta di guida d'onda realizzata con la colla a caldo. A questo punto andiamo a aprire il nostro gratin. E questo è il collegamento effettuato. Ho sostituito la batteria originale al nickel cadmio da 2,4 volt. Questa sarà stata una batteria da 3-4 ampere ora penso, con una batteria 18650 come questa, per intenderci, ricollegando semplicemente il negativo e il positivo al connettore, al contatto del caricatore, e il positivo alla linea positiva rossa. L'interruttore in pratica interrompe il positivo e va ad attivare il motore. Questa è la semplice modifica da fare. Una volta effettuata questa operazione, andiamo a rimontare il tutto, stando un po' attenti alle plastiche. A questo punto non ci resta che collegare e appendere il nostro caricatore con un cavo micro USB, come andremo a inserire. Vedete il LED blu, andiamo a rimettere nella sua posizione il caricatore fissato al mobile e andiamo a inserire in carica. Come vedete adesso sta caricando. Faccio notare che io posso togliere in qualsiasi momento il gratin e rimetterlo in carica. Una volta caricato il LED diventerà blu e il nostro gratin sarà carico. Finalmente il LED è blu, quindi il nostro gratin è carico. Possiamo andare ad effettuare la prova della nuova potenza dal vivo con un bel pezzo di parmigiano reggiano. Vedete che la potenza adesso è maggiorata e soprattutto non abbiamo più l'effetto memoria odioso delle pile nickel cadmio. Bene amici, io vi ringrazio per la visione, vi invito ad iscrivervi al canale e mettere like se non l'aveste già fatto. Vi do appuntamento alla prossima volta.